Ci vorrà una vittoria e un super a Questapone per vincere gara 2 mercoledì 24 a San Martino di Lupari e portare la semifinale a gara 3. A Questapone che arriva in semifinale dopo aver sconfitto in gara 3 la Cojango. Invece ai Lupi sono bastate le due gare per avere la meglio del Caos Futsal. La squadra del presidente Barbarossa lascia fuori Zanella, Lubarense tiene fuori per scelta tecnica Ramon e l'ex Taborda. Parte subito forte la squadra di San Martino di Lupari che dopo appena 42 secondi passa in vantaggio con Onorio che, lasciato indisturbato dalla difesa di casa, inzacca alle spalle di Mammarella. Non si fa attendere la reazione della Questapone con Canabarro, ma Miarelli dice no. Al quarto minuto la Lubarense raddoppia con Tobe con un tiro che Mammarella sfiora, ma non basta. Break a metà tempo di Marc Abruzzese e all'undicesimo arriva il gol di Canabarro, complice l'intervento un po' maldestro dell'estremo ospite Miarelli. Nel momento migliore della squadra di Ricci arriva il trace di Taborda che, da schema laterale, cala il trace per gli ospiti, che a 20 secondi dalla fine fanno 4 con Mancuso, che vince il duello sulla sinistra con Jonas e batte Mammarella. La ripresa si apre allo stesso modo di come si era chiuso il primo tempo. Quarto minuto, Romano non riesce a mettere dentro da due passi l'assist di Lucaia e su capovolgimento di fronte è Tobi a realizzare il 5-1 per i Lupi. Ricci tenta il portiere di movimento e al 12° minuto Lucaian porta a 2 i gol della Questapone con un pallonetto. Due minuti dopo è ancora Lucaian a realizzare dopo un bellissimo schema con portiere di movimento. Palla al centro e Mancuso rimette a distanza la Luparenza siglando il 3-6 finale. Abbiamo commesso degli errori ma poi anche degli errori nei momenti importanti. Abbiamo preso un gol subito, avevamo riaperto un po' la partita sul 5-3, in 5 secondi abbiamo preso il gol che probabilmente ha chiuso la partita, però ecco, ci andiamo a giocare gara 2 e gara 3 fuori casa, allo stesso modo cambia poco adesso. Quando è così crei e non la metti dentro entrano anche in gioco altri fattori. Speriamo che sia diverso la prossima.